La Befana viene di giorno, appuntamento per piccini e adulti a Longano venerdì 6 gennaio alle ore 15 su Piazza Veneziale per uno spettacolo che promette tanto divertimento ma anche un momento di approfondimento sulle origini della figura iconica. L'evento ideato dall'Associazione Culturale Le Nuvole di Napoli in collaborazione con la Proloco di Longano mette in scena una pantomima dedicata al mito della Befana, dal rito celtico al significato cattolico dell'epifania. È una sorpresa, ti assicuro Fabrizio che lo è. Io stessa mi sono meravigliata a sentire, a capire, ma anche proprio a studiare questa storia di questa vecchietta che noi chiamiamo Befana. Ha preso poi il nome di Epifania grazie anche a tutti quelli che sono i nostri rituali cristiani. Ma chi è davvero? Da dove viene? E lo potremo sapere soltanto vivendo e facendo parte di una pantomima rituale che ci sarà qui in questi luoghi, che rappresenteranno poi atavicamente l'uomo, la terra, i cicli della vita, per cui è importante comprenderlo proprio nell'ottica di comprendere il presente valorizzando il nostro passato e conoscere questi miti e queste leggende forse ci dà la possibilità di conoscere un po' anche noi stessi, e questo credo che sia il dono più importante che possa regalare questa vecchina. Che ci crediate o no, il 6 gennaio alle ore 15 in Piazza Veneziale qui a Longano ci sarà la Befana. Sapete a fare cosa? Non lo possiamo svelare. I ragazzi e i bambini di Longano lo sanno, vero che lo sappiamo? E per saperlo, perché farà qualcosa di molto più importante che regalare semplici doni, dovete venire a Longano. Vi aspettiamo! Antonella Gatta è voce di queste ore che è stata avvistata la Befana nei pressi del Focaglione, vicino a quei grandi fusti che stanno finendo di ardere. Cosa c'è di vero? È vero, è stata avvistata a Longano questa Befana per l'appuntamento di Miti e Leggende. Adesso sarà la volta della Befana. La leggenda di questa vecchina che si aggira tra i borghi del Molise adesso è approdata a Longano. La Befana cercherà di farci comprendere da dove viene, che cosa sta cercando e soprattutto perché vaga ancora. E sono 2023 anni ormai che vaga in cerca di questo Gesù.